Inquadrature della 18ª Fiera di Milano, la più potente rassegna italiana del lavoro, città dei traffici, pulsante di effimera ma intensa vita, che su quasi 100.000 metri quadrati di superficie allinea padiglioni grandi e piccoli, che ospitano mostre di categoria, di regioni, di industrie private e di 31 nazioni estere. Due nuovi corpi di fabbrica, riservati l'uno alle fibre tessili nazionali, l'altro alla meccanica, si sono aggiunti quest'anno ai precedenti per rispondere alle accresciute iscrizioni a questi due settori importantissimi per l'autarchia economica. Vediamo il ministro segretario del partito, durante la sua visita alla fiera, interessarsi particolarmente al settore delle macchine grafiche, cartarie e tessili. Macchinario agricolo e ai formidabili apparati motori che tanti primati hanno conquistato all'Italia. La fiera è inoltre il trionfo della pubblicità che sfrutta sia la sagoma possente di un autotreno che entrerà in servizio sulla Venezia Milano-Torino, come la originale manifestazione che affianca simpaticamente la campagna demografica del regime di due ditte consociate, che per i visitatori del loro padiglione hanno aperto un concorso dotato di cospicui premi di nuzialità e di natalità.